Comincia ufficialmente la stagione di corse a pelo sul territorio senese a dare il via al lavoro dei cavalli e dei fantini di tutte le scuderie che durante l'inverno sono preparate all'ippodromo di Pian delle Fornace a Siena. Con la prima riunione di corse sotto la pioggia, 9 le corse in programma e nonostante il maltempo l'ippodromo era pieno, non solo c'erano i senesi ma anche tanti venuti dalle altre città d'Italia dove ci sono delle tradizioni che vedono in pista poi cavalli e fantini che gravitano intorno al Palio di Siena. Ma andiamo a sentire che cosa hanno detto proprietari, fantini e anche i capitani, ovviamente anche il mossiere, questa volta in doppia veste perché anche il presidente dell'associazione dei proprietari dei cavalli da palio. Prima corsa della stagione a pelo a Siena, prima vittoria per Josué Carboni con 20 miglia. Com'era la pista e com'è il brivido di ripartire? Dai, il brivido di partire è sempre bellissimo perché si rinizia, entra un po' di adrenalina, siamo carichi perché fai il lavoro tutto l'inverno, duri fatica e non vedi l'ora di sgassare tutto. Poi la pista bellissima, ma bella bella, c'è da dire niente. Poi dai, sono contento, la vallina mi ha dimostrato quello che ho visto durante l'inverno mentre la lavoravo. Terza corsa con una bella vittoria di un cavallo giovane, Abracadabra, mostriamo la coppa, fai vedere la coppa? È mia! È tua! Allora Andrea, una bella corsa, un cavallo giovane ma già sembra adattarsi al canape. Sì, sono andato calmo proprio perché ha visto la prima corsa, poi per una femmina è molto delicata la cosa, quindi si rischia sempre di fare qualcosa che magari anche se uno ha esperienza, però i cavalli vanno, sono particolari. Però ho visto che se gli potrebbe piacere questo giochetto, speriamo bene, perché mi farebbe comodo anche parecchio anche a me, ecco, una cavalla buona. Senti, comincia la stagione oggi, quindi siete tutti, come dire, un po' emozionati, contenti di ripartire con le corse a pelo a Siena? Certo, più che altro siamo tutti arrotati, perché io, come lavoro tanto io, tutto l'anno, lavorano anche tutti gli altri colleghi tantissimo, quindi dietro tutte queste corse, i pali, c'è un lavoro molto molto grande. E quindi, ecco, quando poi si vince non senti neanche più niente, né stanchezza, né sacrifici che fai tutto l'inverno. Ecco, ti portano avanti le corse che vinci, ecco, secondo me. Prima giornata, prima riunione di corse qua a Pian delle Fornaci, contenti che la stagione sia ripartita? Sì, dai, dai, non si vedeva allora, siamo anche troppo carichi, è giusto che iniziamo a correre un po' per rilassarsi. Perché state correndo alla morte oggi, eh? Hai già vinto una corsa. Un e mezzo, dai, un e mezzo. No, sono contento. Poi sono corsi di preparazione, è giusto che ogni volta si va in pista uno dà il massimo. Oggi non c'è solo Siena, ma sono venuti anche dalle altre città dove c'è un interesse per seguire i cavalli e fantini. Sì, cioè, ho visto Ferrara, Legnano, Fucecca, un po' tutte le persone di tutti i pali d'Italia. È giusto così, è un momento di ritrovarsi e scambiare anche due parole. Ricominciano le corse. Federico, tu sei a Siena nella scuderia di Camilla Trapassi. Che cavalli stai preparando? Ho 3 mezzo sangue, 2 verranno segnate al protocollo, 1 no e 2 puro sangue per Degnano. Oggi sei solo a guardare? Oggi spettatore. Ci sono anche tanti che arrivano dalle altre città d'Italia in questa prima occasione di corse a pelo a Siena. Sì, dai, ora con questa emergenza siamo un po' tutti allarmati, ma dai, alla fine non c'è problema. Credo non ci sia, se non mi festano non c'è problema. Hai visto le corse da stamattina? Sì, sono venuto stamani, ora siamo tornati dopo pranzo. Ma niente, come sempre, dai, c'è tanta voglia di ripartire da parte di tutti, ci si diverte, dai, ho visto tanto divertimento anche tra i colleghi. La famosa voce ufficiale di tanti ippodromi e di tante corse italiane e internazionali nei canali dedicati all'ippica, qual è la differenza tra fare la cronaca a Pian delle Fornaci delle corse a pelo e quella negli ippodromi?
Intanto buonasera a tutti, ciao Viola, beh, ti ringrazio per questa domanda che è carina, è pertinente. Ma sai, la differenza è poca, per uno che sono appassionato, io sono appassionato del cavallo, posso dirti che la cosa che mi rattrista di più è vedere nei servizi televisivi parlare più degli uomini che non dei cavalli. Deve essere il cavallo il protagonista assoluto. Quindi io cerco sempre di mettere in evidenza quello che fa il cavallo, il gesto atletico, che va in testa velocemente, che si ferma, voglio dire, sull'ultima curva, quello che può essere una corsa di cavalli. La differenza, beh, sono ovviamente il contesto. Qua è una corsa, se vuoi, anche più difficile da commentare perché è molto più veloce, ci sono due curve da affrontare in maniera molto rapida, c'è da seguire una partenza che non è lineare come una partenza dentro le gabbie, e poi la corsa si sviluppa sempre in maniera molto più caotica, tra virgolette, caotica nel senso buono, ci mancherebbe altro, è più combattuta. Le corse regolari sono di per sé regolari. Quello che non dovrebbe mancare mai è l'enfasi. Che io commenti una corsa a pelo o che commenti da Riyadh ieri sera, la corsa più ricca al mondo, 20 milioni di dollari, l'enfasi che io provo a trasmettere è la stessa. Poi a volte ci riesco, a volte no, ci provo. Paolo Arru, quest'anno cambia scuderia, sei da Gingillo. Sì, dai, mi trovo bene, sono arrivato da poco, sono arrivato a metà gennaio. Devo dire, mi trovo bene, un bel ambiente, si lavora il giusto, in maniera serena. Poi mi trovo bene anche con Giovanni, ci conoscevamo già da un po', ma si lavora bene, dai. Oggi si ritorna, si ridà il via ufficiale alle corse a pelo a Siena, quindi c'è anche un po' di voglia, di emozione, di galoppare forte. Sì, sì, c'è tanta voglia sicuramente di fare bene. Oggi siamo stati un po' sfortunati, ma il cavallo ha fatto vedere che c'è, che è presente. Ricomincia la stagione, scuderia Gingillo. Sempre scuderia Gingillo, da 3 anni. E niente, speriamo di riuscire a fare bene il nostro dovere quest'anno. Via. Ci impegneremo al massimo. Dopo l'inverno ricominciare a correre, com'è? Sì, bello, vai. Beh, a parte il tempo che non ci aiuta per niente, anzi siamo stati anche graziati stamattina, però va bene, dai. Poi almeno per noi ragazzi che dobbiamo farci vedere, anche se ci sono tuoni e fulmini, si corre lo stesso. Tu c'hai già qualche vittoria però, anche della passata stagione, no? Sì, sì. Sono riuscito a vincere il Memorial alla Casta del Piano, a riuscire a un secondo al Memorial alla Monticciana, insomma, un po'... Fa bene vedere che un po' l'impegno ripaga, anche se in queste cosette, in queste piccole cose, però a noi ci fa bene, siamo contenti, dai. Come maestro Giuseppe Zette com'è? Molto severo, molto, molto severo, è severo, non è neanche molto, è severo e pretende che si faccia bene sia a cavallo e soprattutto a terra. No, però per insegnarci c'ha polso, c'ha mano ferma, dai. Marco Bitti, 2 vittorie, hai vinto anche il premio dell'Associazione dei Proprietari dei Cavalli d'Appaglio. Con 2 cavalli diversi, come sono andate queste corse? Molto bene, dai. Due cavalli non hanno bisogno di presentazione, 2 cavalli forti. We Red e Acaratrua, e quindi sono andate bene, dai. Un cavallo anglo-arabo francese, quello che ha vinto il premio allevatori, avrà le misure per rientrare nel protocollo, visto che quest'anno comunque hanno deciso di reintegrare anche gli stranieri? Sì, però lui è più un cavallo per gli altri pali, dai, e quindi il proprietario lo orienta sugli altri pali, e quindi va bene, dai. Carlo Sanna, che è il tuo maestro, è soddisfatto del tuo lavoro di oggi? Ma penso di sì, dai. Si ricomincia, Carlo? Sì, ciao Viola. Meno male, dai, eravamo tutto l'inverno aspettando questi momenti, quindi ora passa in fretta la primavera. Allora, come ti è sembrato il tuo ragazzo, Bitti? Come è andato? Sei soddisfatto della sua prestazione di oggi? 2 vittorie? Sì, sono contento perché comunque è un ragazzo serio, lavoratore, se lo merita. Come presidente dell'Associazione dei Proprietari di Cavalli, una giornata tutto sommato che è andata bene nonostante il tempo? Sì, diciamo è andata bene, dai, sono stati bravi ragazzi, e sono impegnati forte, è andata molto bene, sì, nonostante il tempo purtroppo.
È andato a buon fine anche il premio che avevate messo in palio, una monta dello stallone Bomario da Clodia, proprio nel premio che avevate messo in palio. Sì, il premio è stato vinto da Carmen Tiezzi, proprietaria di Tiago Baio, e c'è stata l'estrazione e è andata in porto questa monta a loro e erano molto contenti. Poco cominceranno anche le corse di preparazione dei cavalli da palio, quelli iscritti all'albo. Il comune cerca sempre di più la sicurezza e quindi è probabile che a Monticiano venga usato un tipo di sgancio diverso, una richiesta che avevate fatto anche voi. Sì, mi pare fu l'anno scorso fu fatta, però ecco, anche il comune per la sicurezza sta facendo moltissimo, quindi non si può dirgli assolutamente niente, anzi si stanno impegnando al massimo. Andrea Calamassi oggi però è una doppia versione, anche in quella di Uomo del Verrocchio, mossiere delle corse di Pian delle Fornaci. Come sono stati i ragazzi? Ragazzi sono stati bravi, perché se no non si poteva. Devono essere loro per primi a impegnarsi per essere per far riuscire una mossa molto bene, quindi si sono impegnati bene, sono stati tutti molto bravi. Il decano dei capitani non poteva mancare alla riapertura della stagione delle corse a pelo a Siena. Sì, sicuramente la prima seduta dell'anno, è un piacere esserci, peccato per la stagione, però tanta gente, tanti cavalli, tutti in grande forma, ma in forma ai fantini, fa piacere di essere qui in attesa dei mesi un po' più caldi. Allora, c'è il nuovo protocollo con qualche aggiustamento per i cavalli da palio. Sì, leggeri aggiustamenti, lo sappiamo. Non c'è niente di sconvolgente, forse la novità un po' più importante è l'introduzione dei cavalli francesi, era un po' in previsione, va tutto bene, non c'è niente di cui preoccuparsi, dobbiamo solo lavorare, osservare e andare avanti. Per le corse di addestramento Monticiano si parla della possibilità di provare uno sgancio nuovo per avere ancora più sicurezza. Ma questo lo vedremo, l'idea dei capitani è molto chiara, abbiamo sempre detto che noi non vorremmo fare grandi stravolgimenti rispetto a quello che succederà in piazza, per noi è così, giustamente rispetteremo l'idea del comune e l'ente organizzatrice. Riparte, la stagione ricomincia, nonostante il brutto tempo tutti presenti. Aspettavamo questa giornata, ma purtroppo vedi, tempo non ci vuole bene, però volentieri veniamo a vedere qualcosa, dai, dopo l'inverno. Qual è la sensazione? Come sono sembrati i cavalli e Fantini, capitano? Ma sai, cavalli e Fantini ancora è prematuro, cioè Fantini bene, direi, tutto sommato bene. Cavalli c'è qualcuno più avanti o qualcuno più indietro, anche perché dipende da cosa devono fare poi fra qualche mese. Nuovo protocollo per i cavalli del palio con qualche aggiustatina? Sì, ma direi che tutto sommato, dai, va bene, è giusto, se c'è qualcosa da migliorare ben venga, adesso vedremo se ci sarà qualche cosa da sperimentare anche con questo canape, vediamo un po', insomma, aspettiamo di vedere. Con questo canape quindi ci aspettiamo l'utilizzo di uno sgancio diverso? No, non lo so, però almeno c'era stato anticipato che potevano esserci degli esperimenti nelle prove del protocollo, insomma, adesso vediamo un attimino, non ci hanno detto più nulla, ma ci immaginiamo che per qualche sperimentazione verrà messa in pratica, poi non lo so come andrà a finire, magari può risultare migliore, peggiore, uguale, non so. Non si può perdere la prima giornata di corsa a pelo a Siena? Assolutamente no, anche se il tempo non sembra dei migliori, per ora ci sta aiutando, però anche sotto il diluvio la passione è forte, per cui e non possiamo assolutamente mancare. Fra le altre cose sono state per ora due corse eccezionali, sicché vale la pena venire a vedere questi cavalli e questi fantini, sempre più preparati. C'è un nuovo protocollo con qualche lieve modifica, che ne pensa il capitano del Nicchio? Ma allora, le modifiche io ancora le devo controllare esattamente, perché dato che non corriamo a luglio di sicuro e c'è un altro palio di rodaggio fra virgolette, però mi sembrano modifiche giuste senz'altro. Il comune sta facendo tutto il possibile per rendere la festa sempre migliore. Riprende la stagione delle corse a pelo, brutta giornata però non si può mancare in queste occasioni. No dai, non è una brutta giornata, ancora il tempo regge, rimanesse così tutto il giorno non sarebbe male. Però è una giornata bella sotto l'aspetto
Pagliesco c'è tantissima gente, tantissime persone, tantissimi appassionati, giornata strepitosa. Anche i fantini sono tutti elettrizzati di riprendere la stagione, no? Direi proprio di sì, abbiamo assistito a una corsa ora, sembrava una paliata a tutti gli effetti, bravissimi, nessuno ci sta a perdere, tutti lo vogliono vincere, atmosfera bellissima. Nuovo protocollo per i cavalli del Palio. Sì, è stato presentato settimana scorsa, aspettiamo di vedere quelle saranno tutto l'evoluzione, siamo molto sereni sotto questo aspetto.